There have been so many great games in 2023, and on Thursday, December 7th, we will celebrate the best of the best at the 10th Annual Game Awards, streaming live everywhere from right here at the Peacock Theater in Los Angeles. I Game Awards, la controparte videoludica degli Oscar o dei Grammy Awards. Nato nel 2014, fondato e presentato da Jeff Keighley. Ma perché vi parlo di questo show? A parte perché fra qualche settimana inizierà la nona edizione di questa cerimonia, l'altro motivo è per parlarvi dell'importanza di questo show, insieme ad altri, da nell'ambito videoludico. Oltre a parlarvi in generale di ciò, parlerò anche delle nomination di quest'anno, analizzando con cura i giochi nei loro vari premi, ma questo verrà fatto nel prossimo video, che vedrete. Ora però parliamo dei TGV. Ma perché uno show del genere ha così importanza per gli sviluppatori e i videogiocatori? Una teoria personale ce l'ho, quindi prendete ciò che sto per dire con le pinze, così da calmare gli animi e far capire che le mie parole non derivano da un esperto del settore, ma da un ragazzo che per anni ha visto l'evoluzione videoludica e collega i pezzi del puzzle che collegano l'industria al TGV. La mia teoria è che i Game Awards servono per compiacere gli sviluppatori a continuare per quella strada e far capire che il loro sudore, le loro ore spese, il loro lavoro è servito a cambiare il mondo videoludico. E in più serve ad ispirare i nuovi sviluppatori a creare qualcosa, anche basandosi dai campioni videoludici. Un esempio ovvio è per quando hanno vinto giochi come Sekiro o Elden Ring, che hanno ispirato molti sviluppatori a portare in auge la categoria dei Souls-like, arrivando a creare contenuti come Lies of P, Mortal Shell, o l'imminente Souls-like italiano Enotria, The Last Song. In ogni caso, i premi sia dei Game of the Year, ma sia anche gli altri, inseriti all'interno dello show, servono come monito su chi basarsi e provare a superare per creare qualcosa di innovativo o originale. Alcune volte non mi sono andati a genio certi contenuti premiati negli anni, che inizialmente non mi capacitavo sul perché meritavano più di altri, ma che poi, col tempo, mi hanno fatto capire che sbagliavo a giudicare e che anzi, tali prodotti meritano di stare e vincere i premi o il GOTY. Faccio un esempio per The Last of Us 2, che giudicavo essendo un gioco sempre sulla bocca di tutti, e tutti lo mettevano come miglior videogioco di tutti i tempi. In quel tempo Half-Life Felix era al di sopra di molti altri nelle nomination del 2020, per ovvie ragioni, e ancora tuttora lo giudico nettamente superiore, ma mi sono troppo basato sul gusto personale e sul fatto che Helix era un gioco non ancora pronto per quella generazione. Un gioco VR fatto divinamente in un periodo dove il VR ancora in fase embrionale nell'ambito della società, era normale che venisse messo in secondo piano. Decisi quindi di provare The Last of Us 2 per capire perché doveva meritare tutti quei premi e da lì ho capito che dietro quel gioco c'era un lavoro sublime nell'ambito artistico e del gameplay. Ma non divaghiamo, il video non è su The Last of Us ma sui Game Awards. Quindi siamo giunti nel 2023, quasi 2024, e ora sta arrivando il momento di premiare i videogiochi e vedere cosa succederà poi grazie a queste premiazioni. Siete pronti? Io sono assai curioso.